fuga. A Pescara la criminalità ormai è fuori controllo, un problema quotidiano che va risolto subito. Lo dice, lo dichiara senza mezzi termini il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che aggiunge: non bisogna attivarsi a scoppio ritardato, c'è un tessuto criminale che da anni cova sotto la cenere, e non per i singoli atti che fanno scalpore come l'ultimo omicidio in ordine di tempo, o la sparatoria avvenuta a Piazza Salotto nei mesi scorsi, o l'aggressione nella palestra. Non è accettabile che sindaco e organi competenti si attivino o rilascino dichiarazioni solo davanti a casi shock che sconvolgono l'opinione pubblica. È 1500 giorni che io sto chiedendo di dichiarare l'emergenza sicurezza a Pescara, perché non è il caso singolo, l'omicidio, che è un atto di criminalità organizzata, ma lasciamolo lì perché se ne occuperanno forze dell'ordine e magistrato. Il problema è che questa è una città completamente fuori controllo. Qui nella zona centrale, solo se pensiamo Piazza Salotto, portici di Piazza Salotto, area di Risulta, il tratto di Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santa Caterina, Riviera, i commercianti hanno paura perché ogni giorno sono fatti oggetto di aggressioni, di violenze, balordi, criminali, hanno paura ad andare a prendere la macchina la notte nell'area di Risulta, che è una terra di nessuno. Quindi è un'escalation di violenze al di là di quello che è accaduto. Andiamo sulle periferie. Noi abbiamo la piazza di spaccio di droga più importante della regione Abruzzo, Ferro di Cavallo, quindi è una delle più importanti del centro Italia. Quella piazza di spaccio di droga non attira solo il balordo, il delinquente, il tossico, attira una criminalità organizzata di più alto livello. Anche il sindaco ha detto la stessa cosa due giorni fa. Siete d'accordo? Buongiorno sindaco, 1500 giorni dopo dal primo giorno in cui lo vado dicendo io. Non serve dirlo oggi, è già troppo tardi. Lo dovevamo dire 1500 giorni fa, quando ho iniziato io a decretare l'emergenza, perché l'emergenza sicurezza, attenzione, non si va a decretare dopo un omicidio, e quello è sbagliato. Io l'emergenza sicurezza la vedo da tutta una serie di atti di microcriminalità continui e quotidiani, non è l'omicidio. L'omicidio va bene, è un atto di criminalità organizzata, lasciamolo lì. Però meglio tardi che mai. Questo intendo dire, Pettinari. Sicuramente meglio tardi che mai, ma ancora non ho visto il documento, perché parliamoci chiaro, tecnicamente il documento deve uscire dal comitato. Io voglio che uscisse dal comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, all'interno del quale siede anche il sindaco, un documento dove si va a dichiarare un'emergenza sicurezza, perché giustamente il ministero ti dice: se non mi arriva un documento che mi dichiara che a Pescara c'è un'emergenza sicurezza, perché ti devo dare più uomini di un'altra città? Non è più una città tranquilla, Pettinari, Pescara. Almeno da 5-6 anni non è una città tranquilla, ma anche da 10.